benvenuti a questa edizione 2011 del premio Comunicare l'Europa, un premio indetto, ormai diventato una tradizione vera e propria annuale, dall'OPE, ovvero dall'Osservatorio Parlamentare Europeo, e da personaggi illustri che ormai sono un po' il collante, i fondatori di questa manifestazione che ogni anno arricchisce premi pubblico. Pensate che l'anno scorso avevamo un moderatore, 4 premi, quest'anno abbiamo quasi 25-30 premi. Ci sono dei riconoscimenti che insieme al professor Giuseppe Catapano abbiamo voluto dare a persone che in vari modi si sono spesi per le tematiche europeistiche. Noi oggi premiamo questa comunicazione, premiamo questi uomini che negli anni si sono portati avanti con le loro attività, assunti sacrificio, che siano nel campo artistico, letterario, culturale, nell'ambito della pittura, nell'ambito delle attività sociali, nell'ambito delle attività giornalistiche cartacee, nell'ambito delle attività giornalistiche radiofoniche. E questa è la risposta che dà l'Osservatorio nel suo ruolo di collettore come organismo rappresentante interesse tra le istituzioni minoritarie, tra le organizzazioni minoritarie e quelle che sono i palazzi dell'Europa. Quell'Europa che ci è tanto familiare, ma è tanto lontano alla nostra conoscenza. Interpretiamo tutti insieme l'Osservatorio come uno strumento che serva sia a portare informazione dal centro alla periferia, ma anche come uno strumento che prenda alla periferia attivamente proposte, le elabori, esamini le necessità e a sua volta le faccia diventare proposte. Allora, questa premia per me fa proprio bene in questo momento, proprio bene. E l'Europa ci aiuti a fare questo. Grazie. Senza dubbio sì, grazie a Don Fasulo.
Io vi ringrazio per la presenza e avrei piacere di ancora incontrarvi per le vostre prossime manifestazioni o incontri. Come resto a vostra disposizione attraverso l'Osservatorio Parlamentare Europeo di rappresentare le vostre istanze presso le aule della Commissione Europea. Grazie. Grazie.